Da questa parte, prego, passi. Molto bene. Signor giudice, bene, credo che questo le sarà utile. Continui pure, siamo molto ansiosi, vero? Balliamo? Come balliamo? Ma che stai dicendo? Qui in camera tua, ma per favore. Salve, è qui la festa? A me sembra un mortorio. Ah, se è per questo ci siamo noi. Dai, basta! Che vogliono queste due? Che piacere vederti. Lascia perdere, senti, abbiamo portato qualcosa da bere. E gli altri ragazzi? Io, comunque, non buoni ragazzi. Ma ti rendi conto? I ragazzi del quartiere, quei ragazzi biondi, tanto carini. Ci hanno detto che avete organizzato una festa e siamo venute. Lasciali andare, torneranno, vedrai. Vieni, vieni, tu balliamo. Cielo magico, mia cara cielo. Vuoi prendere in sposo questo coso? Marco Seibar, sia, voglio dire. Sì, lo voglio. Ferma lì, per favore. Lì, hai visto? Bene, lì, esatto. Ehi, ma che fai? Cosa fai? Stai esagerando? Smettila. Non ho detto di baciare la sposa. Non lo dica mai, scusi, per favore. No, è che mi vergogno con tutta questa gente, non mi piace. C'è un applauso per gli sposi! Forza, sei bravo. Musica, maestro! Facciamo voglio festa. Ballare con te adesso. Con tutto quello che volete. Lasciami dire. Cielo? Sei contento, cielo? Vero? Scusate. Signor giudice, grazie. Cielo, grazie. Grazie per essere venuti. Cosa staranno facendo? Non lo so, non mi importa che... A te importa? Importa? No, no, a me non importa, importa pari, a me non importa. Non erano andate a nanna le orfanelle? Steffi, non chiamarle così. Perché? Dai. Non lo sono? Andatevene, stavamo meglio senza di voi. Ah, sì, certo, questo si vede. What the hell? Sei tu, amore. Che bello, che bello. Bello, che bello. È stato forte. È stato forte, no? Tu pensi che ci abbia creduto? Se ci ha creduto? Sì. Ci è cascato come un asino. Ora crede che siete sposati, ma non siete sposati. Finalmente possiamo stare insieme. No, non stiamo insieme. Ti sembra di no? Ti sembra che non stiamo insieme? No, non dovremmo, amore mio. Alla vostra età io giocavo a carte. E invece vi scopro a sbaciucchiarvi senza ritegno. E questa novità? Questa novità di voler frequentare delle persone di cui non siete affatto all'altezza. L'altezza fa girare la testa. E se cadi ti puoi letteralmente sfracellare per terra. A letto. E in stanze separate. Tu no. Tu resti qui e lavi tutti i piatti. E fa molta attenzione. Ciao. Giulia. Come stai? Come va? Scusami, certo. Non c'era nessuno all'ingresso, è così. Ma figurati, vado a chiamare Teffi. Se ti serve qualcosa, chiedilo pure a Mar. Grazie. Ciao. Salve. Vuole bere qualcosa? No, no, grazie. Mar, oggi... Sì, 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 ho perduto la testa. Lei è stata molto buona, mi ha aiutata. Grazie. Io non volevo derubarla. Stavo per farlo, sì, lo so, ma non volevo. Comunque, se vuole dirlo al signor Bart, va bene. No, no, non lo dirò a nessuno. Volevo parlare con te. Io sono una psicologa. E magari se un giorno hai voglia di parlare con me, puoi chiamarmi. Che ci fai qui, mamma, e con quella? Abbassa la voce e usa altre maniere. Andiamo a casa, che è tardi. Ciao. Ma perché la saluti? Andiamo. Sei molto gelosa ultimamente. Voglio che parli con lei, sta molto male e lei deve spiegarle... Tranquilla, so come si parla ai ragazzi. Tesoro? Luz, dove sei? Tesoro? No! I suoi abiti! Santo cielo!
Non posso più vivere così. È andata via. Non può essere andata via, Giustina. Ci vorrebbe almeno un sorriso, ci vorrebbe un buongiorno, amore. Ti svegli sempre così di malumore? Sì. Perfetto. Un cornetto ti va? Vuoi una sberla? No, sai cosa voglio? Voglio un bacio. Bene, ben data quella sberla, brava, molto brava. Ma come hai fatto a sposarti con questa piaga? Comunque è la tua vita. Va a preparare la colazione, Siero. Bart, lei non ricorda le condizioni che avevamo stabilito, vero? Non sono più la sua cameriera, sono l'insegnante di ballo. Quindi abbassi la cresta e non mi dia più ordini. Notizia, notiziola, Nico ed io verremo a vivere qui. Scordatelo, no, non c'è abbastanza posto. No, non c'è la cameriera, no, non ci sono bagni a sufficienza. No, il traffico è già abbastanza lento e si complica con la sovrappopolazione. Quindi non c'è posto. Aspetta, qui non si tratta di andare al bagno, parla chiaro, ci stai cacciando? No, no, dico semplicemente che non c'è posto per l'intimità. Beh, noi un altro posto purtroppo non ce l'abbiamo, quindi credo che bisognerà cominciare a vedere chi è di troppo, non vi pare? Non voglio fare allusioni, ma mi sembra che sia di troppo quel signore. Io comunque dormo con mia moglie, Bauer. Scusa, ma tu hai dormito con lui stanotte? Non si parla di queste cose davanti ai bambini, smettila. Cristobal, andare via. Ragazzi, non capisco di cosa parliate, ma mi sembra molto divertente venire a vivere qui, eh? Scordatelo, penso che dovrete continuare a vivere nel loft. Io chilo, ma diacca chia diacca. Hai ragione, perfetto. Dice che lui va nella stanza degli ospiti con Cristobal. Tu vai con il signore mentre io posso stare con Siero. Come? No, non ha detto, questo mi fate confondere. Loro vanno nella stanza degli ospiti, io resto con te e il signore con Siero. Io vado a giocare con i ragazzi. Grazie, Bart. Sei di nuovo qui. Allora? Non si trova. Dove sarà? Perché mi deve succedere questo? Perché ci succede? Vuoi sapere il perché? Succede qualcosa in questa casa. E sai cos'è? Abbiamo perso il potere. Ecco la spiegazione. Non riesco a farmene una ragione. Cielo magico. Cielo magico, ci è successo. Avevamo una fabbrica di giocattoli che ci dava da mangiare. E adesso che cosa abbiamo? Una sala da ballo. I bambini, i nostri bambini rubavano per noi. Rubavano? E adesso che cosa fanno? Si ribellano e socializzano anche con mio figlio e i suoi amici. Mia sorella, quella poveretta, si mette con Bauer, ma non si sposa. Ergo, niente eredità. E se si sposasse, c'è tua figlia che scompare chissà dove e mette in pericolo l'eredità. E in più c'è anche il pericolo che si unisca all'altra che cerca di recuperare parte della sua insulsa memoria. Ecco che succede. Bisogna dare un taglio a tutto questo. Morto il cane, passata la rabbia, Giustina. E chi è il cane che ha portato la rabbia in questa casa? Cielo magico. Dobbiamo fare quello che 10 anni fa non abbiamo fatto. Dobbiamo uccidere Angelin Chausti. Alias Cielo Magico. Va tutto bene con lui, è molto carino, mi piace molto e poi mi ha detto che mi ama. Mente. Come? Come mente? Perché uno non mi può amare, come sarebbe? Certo che uno ti può amare, ma uno che sa cosa significa amare. Beh, quello che ti volevo dire, il problema in tutto questo è che... Che vuole bruciare i tempi, capisci, no, quello che ti voglio dire? Jasmine, se lui ti ama davvero, ti aspetterà. Che c'è? Che succede? Che dicono? Quello che già sapevo. E cioè? Niente, Nacho fa l'innamorato con Jasmine solo per sedurla. Questo l'ha detto lei? No, gliel'ha detto Mar. Ti giuro che io quello l'ho. Ma tu non ti puoi intromettere. Che faccio? Lascio che le faccia del male? No. Mi vuoi dire perché sei qui? Non me lo chiedere. Va bene, d'accordo. Però sei scappata. Per quale motivo? Vieni, andiamo da Bart. Vuoi? No, io lì non ci torno. Ma perché? Lui ha cura di te. No. Va bene, come vuoi. Non ti farò del male. Ma raccontami dove vuoi andare, Luz. Non so se mi chiamo Luz. Come? Mi hanno sempre mentito. Non so se mi chiamo Luz. Mm.
una proposta da farti. Dico, per conoscerci a fondo, nel senso buono, conoscerci a fondo. Si tratta di una notte in un hotel di papà sul mare, in uno dei tanti che ha. Viaggiamo sul suo jet, in 30 minuti arriviamo, sole, spiaggia, verde, sabbia, tutto. Che ne dici? Dico di sì, mi piacerebbe molto, però... Però non cosa? So come fare per... No, per parte, non preoccuparti, ci penso io. Ma prometti di non parlarne a nessuno di questa cosa? No. Dimmi, come sei arrivata fin qui? Eccola, papà! Ah! Bene. Avevi dei complici, adesso ho capito. Cielo, non dire niente. È dovuta andare via da dove abitava. E dato che Nico si è trasferito, abbiamo pensato che potrebbe venire qui. E dai, per favore, posso? Signore, niente. Sembra scomparsa nel nulla. Se per caso fosse morta. Mi sta ascoltando, signore? Come no? Speriamo di ritrovarla, Giustina. Mi ero già affezionato a quella mocciosa. Sta tranquilla. Sì, tranquilla. Me ne sto tranquilla. Io la vado a cercare. No, stop! Ora dobbiamo finire ciò che cominciamo 10 anni fa. Giustina! È già pronto da mangiare? Taci e siediti, infortuna! Cielo, cara! Vieni, andiamo a mangiare! Sì, subito, vado a prendere altri piatti! No, non servono, questi sono sufficienti, ci basteranno! Si mangia! Fermati! Ma stia zitta, sfruttatrice di bambini! Non capisce che vorrebbero solo sentirsi un po' più in famiglia, signor Bart? Come hai detto? Certamente, Siela, ma il fatto è che siamo in molti, vedi? E non... Finalmente mangiamo tutti insieme! Signore! No, prima la nostra cara novella sposa. No, prima a me che sarò mamma, Bart. Non se ne parla, come ti permetti? È lei la festeggiata. Bene, prendiamo a una lunga vita. Tesoro. Sì. Dove sei, amore? Perché sei andata via, Luz? Jenna, se mi dici la verità, sono tua figlia. È vero. Ma è una bugia. Stanca? Poverina, è stanca lei. Cielo. Buongiorno. Cielo. Paolo, che ci fai? Vieni, sta male. Lasciala. Ti dico che sta male, non reagisce, fredda, guarda. Cielo. Aspetta. Non sento il polso. Cielo.